Stefano, ciao. Vieni, voglio presentarti mio marito. Torno subito. Tesoro, scusa, ti presento Antonio Magnano, mio marito. Camerata. Ci vediamo dopo. Sì. Son baci di passione. Buon anno a tutti. Tanti auguri. No, Stefania. Antonio, sono tutta tua. Sono tutta tua. Sei tutta mia, eh? Alla notte di Capodanno eri più bello di Osvaldo. Ferita. Ah! Ci ho visto, sai, con tutte quelle donne che ti volevano toccare, baciare. Hai visto? Eri gelosa. Ferma. Ho detto, il telefono. Quindi, vai. Pronto? Sì, sono solo, sì, solissimo. Rivestiti, è meglio. Ho capito. La telefonata ha rovinato l'atmosfera. Adesso te lo faccio io un discorsetto. Pure tu ci metti. Ho convinto mio marito a intervenire seriamente. No, Stefania, questo non te lo permetto. Non ti considero la moglie di un ministro. Neppure io, tesoro. Altrimenti non sarei qui. Pensa anche un po' a me. Se non accontenti tuo padre, quello ti costringerà davvero a tornare a Catania. No, questo no. Questo mai. Appunto, mai. Allora cosa ha fatto la tua Stefania? Ha detto al maritino. Parla tu al ministro della giustizia. Fagli capire che il piccolo Antonio deve fare il magistrato qui, a Roma. Perché? Perché, Stefania? È tutto combinato. Pronto? Stefania, ciao, sono Antonio. Antonio! Tesoro mio, come stai? Avrei bisogno di un passaporto. Un passaporto? Ma dove devi andare? In America? No, ma quale America? Devo andare a Londra per qualche giorno. Riguarda mio padre, una questione d'affari. Antonio, dimmi la verità. C'è qualche altra donna? Ma quali altre donne, Stefania? È che è una questione improvvisa, molto, molto delicata. Va bene. Stefania, grazie. Prego, tesoro mio. Ciao. Antonio, sono io. Ti sono. Sì. Pronto? Stefania! Antonio, tesoro mio, come stai? Bene, come stai tu? Bene, grazie, ma dove sei? Come, dove sono? Sono a Catania. A Catania? Sì.